serve un account moddato, ti servono aggiunte su Xbox o vuoi dei completi moddati, non esita a contattarmi. Iscriviti a tutti i miei gruppi Telegram, Next Gen e All Gen, raga. E se siete giocatori di PlayStation, trovate in descrizione gruppi anche per PlayStation, ragazzi. Iscrivetevi a tutti i miei social e attivate la campanellina del mio canale YouTube. E adesso al nuovo video. Bentornati, raga. Qua è Savix che vi parla e benvenuti per chi è nuovo nel canale, ragazzi. Allora, oggi vi porto un altro outfit, ragazzi, sempre con tutta la roba che possiamo fare in game, niente di strano. Praticamente serviranno i Jokers Khaki o Tan, come volete chiamarli, li chiamate, e praticamente basta come requisiti. Serviranno solo un paio di spiccioli. Come vedete ci sono le spalline, c'è la cintura beige, busto buggato, ragazzi, e invece la testa, io ora ho voluto mettere questa un po' per gioco, ma possiamo mettere quella che vogliamo. Quindi, ragazzi, una volta che vi siete procurati questi Jokers, oppure volete farlo, raga, con un altro Jokers o con un'altra base sotto, potete farlo anche con le mutande, per quanto a me me ne freghi. Comunque sia, possiamo iniziare con il glitch, raga. Ci dirigiamo da un qualsiasi ammunition e una volta che siamo qua da ammunition andiamo da questo lato dove ci fa cambiare la parte superiore dell'outfit. Andiamo su magliette designer, ragazzi, non andate su magliette come ho fatto io che ho sbagliato, ma andiamo su magliette designer. Una volta che siamo su magliette designer andiamo a selezionare la numero 58. Adesso, raga, andiamo a cercare camicie da lavoro. E una volta che abbiamo trovato camicie da lavoro andiamo a mettere la numero 51 di 76, ragazzi. Questa qua a griglia aperta a quadri. A questo punto, una volta che avete indossato questa camicia, ritornate da questo lato, ragazzi, e andiamo a salvare il completo nel primo slot. Mi raccomando, fondamentale nel primo slot, perché dopo andremo a fare il merge. Una volta salvato il completo nel primo slot, non ci resta altro che, come al solito, andare a indossarci la tuta da scienziato pazzo. Una volta, raga, mi raccomando, non cercate tuta da scienziato pazzo, perché è un mio svarione, si chiama lo scienziato. A questo punto, come al solito, ci dirigiamo, ragazzi, dal cannocchiale. Una volta che siamo dal cannocchiale, raga, come al solito ci bagghiamo e andiamo a selezionare l'abito che stiamo facendo, che abbiamo selezionato nel primo slot, e metteremo la maschera dello scienziato pazzo. A questo punto, come al solito, dobbiamo andare a salvare il completo, ma non andiamo dal negozio di maschere, andiamo direttamente da Ammunition, raga, dal più vicino, così ci sarà più facile e più veloce poi fare tutto il procedimento del lavoro da titano. Quindi a questo punto, una volta che siamo arrivati qua, entriamo dentro, andiamo a salvare il nostro completo, e una volta che abbiamo salvato il completo, raga, a questo punto avviamo il lavoro da titano. Quindi, come al solito, start, menu di pausa, online, avvia attività, attività create da Rockstar, missioni, un lavoro da titano. Una volta che siete nella lobby non dovete toccare niente, semplicemente avviate l'attività. Una volta spawnati, raga, dentro l'attività, saremo già all'interno di Ammunition. Quindi non ci resta altro che schiacciare freccia destra, raga, e salvare il completo nel primo slot. E una volta che avete salvato il completo nel primo slot, quittate l'attività semplicemente col telefono. Aprite il telefono, fate una volta A, X, A. Se giocate da play, fate X, quadrato, X. Una volta rispawnati in lobby, corriamo dentro a Ammunition, andiamo a selezionare il nostro completo che ci donerà le spalline, ragazzi. Io userò i completi racing, userò quello bianco. Quindi vi selezionate quel completo e poi andate ad avviare la solita attività merge, ragazzi. Vi lascio in descrizione tutto quanto. Quindi a questo punto ringrazio Ale che mi dà una mano, lui ha avviato l'attività merge, mi ha invitato, quindi accetto l'invito, raga, e una volta all'interno, mi raccomando, chi avvia l'attività deve mettere completi salvati, perché se non mette completi salvati non avete i vostri completi, quindi il glitch non può funzionare.
Una volta che siete alla selezione, regà, del personaggio, non vi resta altro che cliccare una volta a destra, ragazzi. Cliccando una volta a destra avete il vostro personaggio, il vostro completo buggato. Quindi avviate l'attività con questo completo, ragazzi, e una volta avviata semplicemente la dovete quittare. A questo punto, una volta che siamo spawnati in lobby, diventiamo sicuro server, quindi CEO, ragazzi, funziona anche col Motorcycle Club. Saliamo su una macchina, aspettiamo che si accende, andiamo sullo stile del CEO, raga, e switchiamo una volta a destra, una volta a sinistra. A questo punto scendete dal veicolo e quando scendete dal veicolo, ragazzi, e sbadabam, avremo messo le nostre spalline e il cinturone sulla outfit col busto buggato. Adesso, ragazzi, potete sbizzarrirvi nel fare la testa, ma prima dobbiamo andare a salvare il completo. Per andare a salvare il completo, ragazzi, dove volete, da negozio di maschere, da ammunition, nell'appartamento, negozio di vestiti. Adesso vi faccio passare, regà, con un po' di musica di sottofondo, qualche esempio di casco buggato che io avrei fatto su questo outfit, così siete voi poi a decidere cosa metterci sopra. Io spero che il mio video vi piaccia, regà, lasciate un like, commentate, condividete, perché non lo stai facendo, fallo se sei arrivato a questo punto del video, non l'hai ancora fatto. Quindi una volta che l'hai fatto puoi continuare a guardarti i caschetti. Bella, regà, alla prossima. We'll be right back.